In questa riforma ci sono due argomenti, tra i tanti, perché ho detto che è un pacchetto, quindi, che sono qualche revisione del tema del referendum e il problema della disciplina parlamentare, quindi statuto di opposizione. Sul referendum ci sono due novità essenziali. La prima è che per il referendum abrogativo, come voi sapete, può essere chiesto da 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 5 consigli regionali. Oggi è richiesto che la paralelità del referendum è richiesto che partecipi al voto la maggioranza degli elettori. Qui si propone una strana disciplina che in parte va incontro al problema del quorum, nel senso che dice che se il referendum è proposto non da 500.000 elettori o 5 consigli regionali, ma 800.000 elettori, allora il quorum si abbassa, diventa la metà più uno del quota di elettorato che ha partecipato alle ultime elezioni politiche. Quindi diciamo, se partecipano al voto alle elezioni politiche il 70%, basta il 35% più uno, quindi modifica del quorum. Questa modifica di per sé io la vedo positiva, nel senso che si diceva da tempo che forse abbassare il quorum poteva rendere più efficiente il meccanismo del referendum abrogativo. È però un po' strana questa cosa, che il quorum dipenda da chi lo vota. Scusate, e 5 consigli regionali non valgono 800.000 elettori? No, perché le regioni non si sa, questa riforma delle regioni sono di pari, quindi se la richiesta viene 800.000 elettori, il quorum si abbassa, è più basso. Se viene da 5 consigli regionali, il quorum rimane alto. Non ha molto senso. Così come se viene da 500.000 elettori, il quorum dovrebbe essere stabilito in relazione a quello che si ritiene giusto, non a seconda di chi ha chiesto il referendum. Quindi c'è una spinta verso un miglioramento che però è una soluzione contraddittoria. Poi c'è l'altra cosa sul referendum propositivo. Sul referendum propositivo è vero che se ne parla, ma se ne parla in questo modo, adesso l'articolo non importa, lo cito a memoria, si dice una legge costituzionale disciplinerà il referendum propositivo e l'indirizzo e altre forme di partecipazione. Una legge costituzionale, cioè una legge come questa. Allora, in pratica è soltanto un preannuncio, non c'è una disciplina. Cioè, occorrerà un'altra legge costituzionale, approvata con il progetto 138, doppia deliberazione, se per eventuale referendum. Quindi è solo un annuncio, una promessa, quella del referendum propositivo di indirizzo. Per il resto non c'è nulla, c'è solo la conferma del referendum abrogativo con quella variante che ho detto relativa al quorum. Questo per quanto riguarda il referendum. Statuto della coalizione, qualcosa di simile, si dice che il regolamento della Camera fisserà lo statuto dell'opposizione, a parte il fatto che non si sa cosa voglia dire statuto dell'opposizione, cioè i diritti dell'opposizione, che sono i diritti della maggioranza dell'opposizione, sono i diritti dei singoli parlamentari, è modo per dire che bisognerà riconoscere l'opposizione dei diritti che già oggi per l'altro sono riconosciuti, ma lo faranno i regolamenti, quindi anche qua una norma annuncio più che altro, non è una norma. Quindi diciamo, di per sé sono cose anche positive, ma che hanno una portata pratica estremamente ridotta e in qualche modo anche contraddittoria. Invece Guerriero parlava, che ha parlato anche lui del referendum propositivo e di iniziativa popolare. Sull'iniziativa popolare, una cosa simile, l'iniziativa popolare che oggi può essere proposta da 50.000 elettori, può essere proposta da 150.000, quindi si rende un pochino più difficile. Però, e questo può anche essere ragionevole, nel senso che oggi la popolazione è molto aumentata, è più facile raccogliere le firme, eccetera. Però il compenso, ma anche qua il compenso è annunciato, i regolamenti del Parlamento dovranno stabilire le modalità, i termini per entro cui il Parlamento, la Camera dovrà pronunciarsi su queste iniziative. Quindi c'è una promessa di miglioramento, più che non un vero miglioramento. In ogni modo, queste non sono cose di per sé critiche, nel senso alle quali possa valere la pena di dire no. Secondo me sono delle cose piccole e quasi prive di contenuto che non bastano a compensare gli aspetti critici che ci sono, come quelli della riduzione drastica dei poteri delle regioni, per intenderci. Poi, ecco, elementi di governabilità. Questa parola governabilità ritorna continuamente, ma che cos'è la governabilità? Si intende dire facilità di formare governi?
facilità di formare maggioranze. Se questo è il problema della governabilità, questo dipende, può dipendere in parte, in piccola parte, da meccanismi di legislazione elettorale, non costituzionale, ma soprattutto dipende dal sistema politico, è il sistema dei partiti che garantisce la cosiddetta governabilità, cioè che si formino dei governi che hanno una maggioranza chiara, coesa e stabile. Dipende dal sistema politico. Nel 93 si è votato per cambiare la legislazione elettorale in nome dell'esigenza di arrivare all'alternanza. Si diceva allora, adesso, fino adesso ha governato sempre un solo partito, in sostanza, con diverse alleanze, la Democrazia Cristiana, invece vogliamo un'alternanza, che ci siano partiti diversi che possano alternarsi. E in effetti si è puntato a un sistema elettorale che poteva dare questo risultato e per qualche anno è sembrato che questo risultato ci fosse. Dell'alternanza. L'alternanza c'è stata, non credo che abbia migliorato molto il funzionamento del sistema politico, ma comunque l'alternanza c'è stata. Ma il problema è di l'alternanza fra chi? Cioè il problema è dei protagonisti, non è che il governo, la governabilità o il governo, l'efficienza del governo, la capacità di fare leggi buone, di andare incontro ai problemi reali del paese, dipende dalle regole, dipende dalla politica, quindi dipende da chi sono i protagonisti e come si articolano fra di loro. Se no, qua c'è l'idea di alcuni è che con la legge elettorale, favorendo il fatto che vince un solo partito, quel partito potrà fare le cose buone. Il problema non è questo, non è quello di far vincere un solo partito, diciamo, riducendo la rappresentatività. Il punto è di avere idee politiche sane che vengano sufficientemente discusse e diano luogo a maggioranze coese, cioè che sappiano tradurre in pratica. Quello che è mancato, che manca largamente ancora nel nostro paese, è questa capacità di tradurre in pratica indirizzi politici validi e coesi, compatti. Cioè oggi l'indirizzo politico è prevalentemente formato attraverso l'inseguimento degli umori supposti popolari, cioè siccome abbiamo bisogno del consenso. Come guadagniamo il consenso, cioè i voti? Li guadagniamo promettendo che si diminuiscono le tasse, promettendo, e poi magari facendo delle diminuzioni di tasse, promettendo che i servizi funzioneranno, questa poi è una promessa che molte volte si rivela promessa da marinai, cioè promettendo ciò che piace immediatamente, oppure peggio, promettendo che si cacciano gli immigrati. Cioè, il consenso oggi, il consenso politico, i protagonisti politici cercano il consenso nella maniera più facile, inseguendo gli umori, cioè leggono l'ultimo sondaggio, su questo Berlusconi è un maestro dei sondaggi, no? L'ultimo sondaggio dice che la gente ha paura degli immigrati, via gli immigrati, dice che la gente teme per la sicurezza, bisogna rafforzare la polizia, non so, per dire, so. Invece che una classe politica, gruppi politici che conoscono i problemi, che hanno delle idee forti sul modo di costruire la società e che su queste costruiscono il consenso, cioè spiegano alla gente, spiegano agli elettori quali sono i problemi, quali indirizzi si vogliono attuare e quali condizioni ci sono perché vengano risolti. Il che non vuol dire necessariamente promettere alla gente che starà meglio, che guadagnerà di più, che pagherà meno tasse. Può anche voler dire che si deve spiegare alla gente che deve fare qualche sacrificio. Può essere, può capire, in tempi di difficoltà. E perché in tempi di difficoltà, per esempio, si tende a formare dei governi di amplissima coalizione? In tempo di guerra si fa il gabinetto di guerra, cioè tutti insieme. Perché in tempo di difficoltà qua c'è poco da fare, non è che dobbiamo stare a discutere, dobbiamo fare le cose che sono assolutamente indispensabili e sulle cose indispensabili ci si mette d'accordo. Noi oggi invece viviamo in una fase, in un periodo nel quale sembra che i discorsi politici siano, diciamo, mettono a confronto fra di loro non idee forti che cercano di costruire un consenso, ma insomma, realtà di gruppi che cercano di raccogliere, di inseguire il consenso laddove è più facile, laddove si lo si raccoglie più facilmente, e poi quindi fanno, quando fanno, delle cose
piccole, spesso incoerenti, spesso contraddittorie. Prima si dice che il ponte sullo stretto non si deve fare perché costa troppo, e poi si dice che si deve fare perché forse c'è un problema di elettorato siciliano che va. Non so, faccio questi esempi. Cioè, il difetto è nella politica. Non ci sono regole costituzionali che valgano se la politica non è capace di fare il suo mestiere, che non è quello di inseguire gli umori, non è quello di accarezzare il pelo alla gente. Io sognerei un Presidente del Consiglio che vada a reti unificate a dire: cari cittadini, adesso vi spiego quali sono le difficoltà del nostro Paese e quali sono gli ostacoli, superabili o insuperabili o difficilmente superabili, che impediscono di stare meglio, di fare meglio. Che cosa possiamo fare? Io vi spiego che cosa è possibile fare dal punto di vista del governo, ma tenete conto che per superare questi ostacoli e queste difficoltà siete tutti obbligati a dare il vostro contributo, siete obbligati tutti a fare la vostra parte, e può darsi che questa parte comporti anche sacrifici. Questo discorso non lo sentite mai fare oggi. Cioè, il discorso politico è sicuramente un discorso che va per il verso del pelo, accarezza. State tranquilli, noi siamo quelli che facciamo, noi siamo quelli che otteniamo, noi siamo quelli. Poi le cose continuano ad andare male, ovviamente. Ma appunto il nodo qua non è nelle regole costituzionali, non è neanche nella legge elettorale. Il nodo è quello del tipo di politica che vogliamo. E allora, con questa riforma abbiamo una migliore politica, secondo voi? Questa è la domanda di fondo. Abbiamo una migliore politica? Io penso di no, anche perché il modo in cui questa riforma è stata condotta avanti, elaborata, discussa, ci si scontra in Parlamento e nel Paese, non prelude a un discorso politico serio. Poi io ci attaccherei anche il fatto che in un sistema politico come il nostro, che è molto frammentato, diciamo, cioè in cui le opinioni sono molto diverse, non ha senso avere paura degli accordi, cioè chiamare inciuci gli accordi. Sono inciuci gli accordi che si fanno sotto banco, ma gli accordi per fare delle cose su cui ci può essere un consenso largo e poi realizzarlo, questi sono sacrosanti. Le coalizioni non sono necessariamente gruppi di interesse che tra di loro mercanteggiano: io ti do questo, tu mi dai quello. Dovrebbero essere capacità di dialogo e di costruzione di un discorso comune. Quindi, capisco, questo come si fa? Certamente non lo si fa cambiando la Costituzione e neanche la legge elettorale, lo si fa cambiando la politica. E chi può cambiare la politica? Oggi prevale l'idea che la politica è una cosa sporca, malfatta, e quindi prevale l'antipolitica, prevale il distacco dalla politica. Oggi se andate in giro per le scuole vedete come i ragazzi sono molto più lontani dalla politica e da ciò che essa significa rispetto a quello che era decenni fa. Cioè, diciamo, qualche decennio fa la politica era sempre problematica, ma veniva considerata in qualche modo quasi la funzione più alta nella società, quella appunto di governare una società tenendo conto dei suoi interessi, tenendo conto delle sue diverse opinioni, eccetera, ma per seguire quello che si chiamava il bene comune. Oggi prevale l'idea che i politici sono là per fare gli affari propri, e per questo si dovrà tagliare le poltrone, perché se no? Perché si pensa che i politici siano fondamentalmente siano portati a essere soltanto dei cultori dei propri interessi. Se questo fosse vero, cioè se noi ammettiamo come vero che la politica democratica è il tentativo da parte di chi ha conquistato il potere di esercitarlo nel proprio interesse, dovremmo andare a casa, dovremmo dichiarare fallita la democrazia. Se ci crediamo ancora la democrazia, dovrebbe essere un'altra cosa. Dovrebbe essere che tutta la comunità sente la necessità di affrontare i problemi e va dietro non alle sirene, ma alle idee forti che da parte delle guide politiche si vengono ad essere proposti. Ai politici non chiedo di accarezzarmi, non chiedo di rassicurarmi, chiedo di spiegarmi bene, di dirmi qual è la vera la realtà e di dirmi anche qual deve essere la mia parte da fare, e sono disposto a farla, se ci credo. Capisco che questo può sembrare un discorso moralistico, ma attenzione che se non crediamo a questo modo di fare politica,
non c'è riforma costituzionale che tenga.